Allora, gatto Kovat, ora vado a comprare la mia cuffia nuova. Certo, e tu cercati di stare più attento quando passi la strada. Va bene, va adesso vado. Starò più attento al semaforo. Ok. A fra poco. Ho salutato la parrucchiera cinese quando passavo di fronte al suo negozio. Chi ha detto? Era parrucchiere cinese. Ah. Buonasera, anche te, canaglia Jack. Posso acquistare queste cuffie? Chiedo impiegata del negozio. Non avevo soldi sufficienti. Com'è possibile? Forse hai lasciato a casa il portafoglio. Cosa? Dio santo, ho perso soldi, camminavano lungo la strada. Beh. Mi dispiace, cane Yoshak, purtroppo non hai soldi sufficienti. Accidentaccio, tornerò domani per acquistare le cuffie. Sì, fa niente, Sinai. Accende, Sena. Oh, sì. Sì, no, si so, San, tu sani, Senda. Pistani, Senda, si, ciao, giude. Gatto Kovat mi ha detto devo portarmi i soldi sufficienti. Oh, zio, fa niente, cane Yosak. Adesso chiederò al cane babbone di darmi i soldi sufficienti. Ok, non ti preoccupare, fa bravo, cagnolino. Ok, farò bravo cane randagio. Ok, andiamo a casa. Certo.